Let's go! Da quanto tempo, cavolo? Non è vero, non è da quanto tempo, forse dovrei dire da quanto tempo è che non parlo italiano, perché ragazzi non so più parlare italiano, questo è un problema gravissimo, cioè una cosa incredibile. Comunque, bella a tutti, spero che vi piaccia il fatto che vi porto un segreto dei pro, beh, specialmente dopo essere stato lì alla God War League, chiacchierando con i giocatori, vedendo alcune cose che facevano alcuni giocatori, beh, diciamo che ho scoperto delle cose abbastanza interessanti. Allora, praticamente ragazzi, diciamo che ho trovato, parlando con i giocatori, mi hanno spiegato praticamente che esiste un modo, come già anche visto dal titolo, per velocizzare la scivolata. E voi direte, ma come per velocizzare la scivolata? Sì, allora avete presente quando fate la scivolata poi rallenta? In questo caso il trucco è facilissimo, vi basterà fare scivolata cazzotto, è facilissimo. Cosa vuol dire? Cioè scivolate, date il colpo melee e poi saltate. Il colpo melee sarebbe il colpo corpo a corpo. Lo so ragazzi, se mi sentite che utilizzo tanti termini inglesi, scusatemi, ma proprio non ce la faccio. Cioè, è più forte di me, è una cosa incredibile, cioè. Comunque, il trucco, o anzi trucco, più che altro dovrei dire combinazione di tasti in questo caso, è facilissima. Scivolata, cazzotto, salto, scivolata, cazzotto. È sempre questo. Scivolata, cazzotto, salto, scivolata, cazzotto, salto. È sempre così, scivolata, cazzotto, salto, scivolata, cazzotto, salto. Facilissimo ragazzi, non ci vuole niente, è una cavolata. Come vedete praticamente il vostro personaggio non gli si rallenterà la scivolata. La scivolata rimarrà sempre alla stessa, diciamo, velocità di partenza. Quindi allo sprint, al boost iniziale che dà la scivolata. Quindi poi vi basterà fare un salto per ritornare in scivolata e ricontinuare a fare la stessa cosa. Quindi ricordatevi, facilissimo. Scivolate, date il cazzotto, scivolate, date il cazzotto e così via. È facilissimo, mi raccomando, fate attenzione se lo utilizzate nelle modalità dove c'è fuoco amico, come può essere veterano, come può essere pure giocare in arena magari, o se state facendo scrim, una partita di un torneo, game battles, eccetera eccetera. Sapete perché? Perché beh, quando fate questa cosa e date il cazzotto, magari pure all'inizio del round in questo caso, se colpite un vostro compagno di squadra, non solo lo ucciderete, ma il gioco vi farà suicidare, perché avrete tentato di uccidere un vostro compagno e quindi morirete in due, lascerete la squadra con uno in meno. Quindi mi raccomando ragazzi, fatelo, perché secondo me è una cosa molto utile. Spero che vi abbia aiutato questo video, spero comunque che vi sia piaciuto, quindi spolliciate, lasciate un like. Vi ricordo che usciranno tantissimi video in questi giorni riguardanti Call of Duty, riguardanti le classi, riguardanti il competitive, eccetera eccetera. Io vi saluto, let's go.